pomeriggio a tutti, siamo con il professor Leo Ceriaco dell'associazione, presidente dell'associazione culturale La Lanterna, un'associazione che ormai da ormai sono svariati decenni che esiste e ha operato sul territorio e opera essenzialmente anche e soprattutto su Maida. Professore Ceriaco ha da sempre, proprio da sempre, ha avuto questa predilezione per la storia della sua cittadina, in special modo per la battaglia di Maida, una battaglia che è l'inizio della fine per i francesi, è una battaglia che ha capovolto praticamente le sorti storiche dell'Europa. Ci vuole dire qualche cosa su questa battaglia e su Maida, l'importanza di Maida? Ci troviamo sugli spalti, sul punto più alto da dove 200 anni fa i nostri conterranei potevano assistere a quella che fu una vera e propria carneficina. In pochi minuti, Hopton, storico inglese, dice in 15 minuti, si consumò una disfatta incredibile, anche come non solo perché era la prima sulla terraferma dell'esercito francese, ma per il numero di morti, ben 1500 morti da parte francese contro un paio di centinaia da parte inglese. I maidesi, così come i lamettini, i sanpietresi, potevano assistere dall'alto dei loro paesi a quello che succedeva nella piana vicino al fiume Amato. Durò pochissimo questa battaglia. Gli inglesi prevalsero, i francesi atterriti tornarono in fuga verso Catanzaro. Ecco, detta così sembra qualcosa che non abbia a che fare con il territorio, perché si trattò di uno scontro tra due eserciti completamente estranei alla realtà. In verità così non fu, perché intanto parteciparono alcuni patrioti, alcuni che furono chiamati poi briganti, qualcuno venne fucilato. Ma la cosa più importante furono le conseguenze di questa battaglia. A Maida arrivarono centinaia di feriti dell'esercito francese. E qui comincia la storia per questa nostra concittadina, perché furono accolti, furono curati, si trattennero, alcuni purtroppo per le gravi ferite riportate morirono e furono sepolti come tutti gli altri, con gli onori religiosi e con i sacramenti, furono sepolti nelle nostre chiese. Altri raggiunsero i loro distaccamenti e il colonnello e i feriti furono da parte francese e da parte inglese. Tra i francesi c'erano i polacchi, c'erano gli svizzeri. E anche i francesi e anche gli inglesi furono curati nello stesso modo, con lo stesso affetto, con la stessa imparzialità dai nostri concittadini. Noi vogliamo ricordare questa battaglia e abbiamo chiesto al sindaco, come all'amministrazione comunale, come associazione, ma anche in collegamento con la Proloco, l'Avis, l'Auser, altre associazioni, CGM, il Comitato Giovanile Maidese di Maida, insieme a queste altre associazioni abbiamo chiesto che a Maida che venga intitolata, sia ricordata questa battaglia, venga intitolata una via o una piazza, e il sindaco sensibilmente ha accolto la nostra richiesta ed oggi la piazzetta comunemente detta Le Croci sarà intitolata alla battaglia di Maida, ed è giusto che sia così, ed è giusto che Maida dopo Londra e dopo altri centri abbia un posto per ricordare questa battaglia. Un'ultimissima domanda, perché vediamo che siamo pronti per l'inaugurazione. Storicamente per l'Europa è stata anche importante questa battaglia, questa sconfitta da parte degli inglesi, dei francesi. Sì. Una praticamente gli eserciti più forti d'Europa si sono contrastati, si sono dati in battaglia qui alle pendici di questo piazzale. Certo Maida non fu Waterloo, certo Maida non fu Austerlitz, non fu una di queste grandi epiche battaglie, però fu importante per quanto riguarda la strategia, per quanto riguarda la tattica.
Napoleone ebbe a dire ai suoi generali: Maida non vi ha insegnato niente, perché lo stesso schema tattico di combattimento che gli inglesi usarono a Maida usarono poi nella penisola balcanica e fino anche a Waterloo. E la domanda che mi viene da fare è questa: e se a Maida gli inglesi avessero perso e se i francesi avessero sconfitto l'esercito inglese, che pure era molto consistente contando più di 5.000 uomini, alla Francia si sarebbe aperta la via della Sicilia e quindi Ferdinando IV non sarebbe stato più al sicuro, perché non aveva più la protezione dell'esercito inglese. Bene, ma da storico mi insegna che la storia non si fa con i se e con i ma si fa con i fatti. Noi ringraziamo il professore Leo Ciriaco di questa breve intervista e andremo fra qualche istante all'inaugurazione di questa bella piazza. Grazie. Grazie a lei, grazie a lei. Allora avvicino di più alla bocca il microfono. Buonasera a tutti, benvenuti agli amici da Catanzaro, da Lamezia, da Pizzo, da Mattea. Buonasera a tutti voi. Dicevo che l'occasione è molto lieta questa sera. Noi ci troviamo qui perché, come associazione culturale La Lanterna, come Prologo, come Comitato Giovanile Maidese e come Auser, abbiamo chiesto all'amministrazione comunale se riteneva opportuno intitolare alla battaglia di Maida del 4 luglio 1806 una via o una piazza del paese, essendo Maida sprovvista. Il sindaco, con molta sensibilità, insieme con l'amministrazione comunale, ha immediatamente accolto l'iniziativa e quindi stasera siamo a dare la parola per la lettura della delibera in questo senso. E proprio poco più di due secoli fa, un venerdì come oggi, nella piana nella pianura di Maida si è consumata una delle più grosse, possiamo definirle anche tragedie, perché morirono 1500 francesi, oltre 250 inglesi. Fu un colpo molto duro. Se di questo esito non è rimasta traccia nella toponomastica, io credo che non sia stata per incuria da parte dei nostri concittadini dell'epoca. Ma così come non si ricordano i terremoti, così come non si ricordano i lutti, così non si è ricordata questa tragedia, questa che fu una vera e propria tragedia. E che i parroci dell'epoca nei loro libri descrivono come una cosa così triste che nessun occhio avrebbe potuto rimanere senza lacrime. Maida risentì, non nell'immediatezza, ma immediatamente dopo, della gravità di quanto era successo, perché i feriti, perché i morti furono trasportati a Maida. I medici dell'epoca curarono centinaia di questi ragazzi. Alcuni purtroppo morirono subito, altri si trattennero, altri poi andarono a raggiungere i corpi alla loro destinazione. E oggi, in questa nostra età di coinvolgimento immediato della nostra realtà, coinvolgimento con tutto il mondo tramite i mezzi di comunicazione, noi siamo qui a ricordare quella data e a ricordarla in pace, nel senso che vogliamo che questa sia una ricorrenza che dica mai più alla guerra. Oltre che con le associazioni che sono qui per salutarvi, sono collegati con noi anche Pizzo, visto il dottore Pagnotto prima, anche la Mezzi, l'associazione Acri, anche Amaltea e anche Mileto. Ricorderemo insieme in altre circostanze il decennio francese e avremo la possibilità, anche con l'occasione di questa piazzetta, a convogliare a Maida e a poi a far fare questa visita guidata per le vie del paese sulla base degli studi della dottoressa Maione. Che cos'è che parla di questa battaglia 300 anni dopo? Non è rimasto più nessuno, però sono rimasti i monumenti, sono rimaste le pietre. Quelle pietre che hanno visto passare qui quell'umanità dolente, quelle case che hanno dato ricovero e cura. E questo è il nostro passato di paese civile, di civiltà.
al di sopra delle parti, e questo noi vogliamo ricordare. Vi ringrazio tutti, do la parola al sindaco. Sento il dovere di ringraziare il comitato organizzatore di questa manifestazione che ha voluto naturalmente che l'amministrazione intestasse, desse un nome alla battaglia di Maida e che fosse ricordata attraverso una piazza, la piazza importante del comune di Maida, questo avvenimento. Un ringraziamento a tutti coloro che ogni anno si sono veramente impegnati in convegni straordinari, partecipati, per ricordare questa data importante che ha dato il segno non solo alla storia del territorio di Maida, ma essa naturalmente ha avuto ripercussioni nazionali e internazionali. Basta dire che naturalmente le popolazioni maidesi in quella occasione di sconfiggere i francesi, ebbene, hanno attraverso mezzi anche rudimentali dato un aiuto agli inglesi perché la sconfitta venisse in pochi minuti. Però prima di andare oltre vorrei ringraziare tutti quanti, però in modo particolare anche il professore Colistra, il quale naturalmente anche in questa battaglia del Maida ha dato un notevole contributo, voglio dire tutti coloro i quali si sono esercitati ogni anno, hanno voluto ricordare con passione e con sacrificio questa data, perché è una data indimenticabile non solo per il Maida ma per la storia europea. Prima di dare lettura della deliberazione e su richiesta del comitato organizzatore, l'amministrazione ha deliberato, vi voglio leggere un passo molto importante perché si ricollega estremamente a questo fatto di questa sera. Sono le parole del Papa, che naturalmente vi leggerò, che è stato riportato dalla stampa. È un articolo di Eugenio Scarpa, ascoltate perché lo riporta per intero quello che il Papa ha detto in questi giorni. Comincio con una citazione di Papa Francesco dal discorso da lui pronunciato nella chiesa di Santa Maria in Trastevere dinanzi a 10.000 persone radunate nella basilica e nella piazza distante alla comunità di Sant'Egidio. Sembrerà una bizzarria tirare in ballo il Papa come incipit di un articolo dedicato alla politica italiana ed europea e invece pertinente a quanto accade nel nostro paese. Il Papa, dopo aver a lungo esaminato i problemi della pace, compromesse in molte parti del mondo, ha parlato dei vecchi, dei giovani, e ha detto, ha citato letteralmente, io ho scritto personalmente, i vecchi hanno memoria di quanto è accaduto durante la loro vita e esperienza di quanto hanno personalmente vissuto. Questa memoria, questa esperienza debbono essere trasmesse alle generazioni di giovani venute di chi d'oro. Se quella trasmissione non avviene, i giovani non saranno creativi, ci sarà qualche genio che potrà fare almeno questo, ma non basta per farlo seguire la storia di un paese del mondo. Non è un programma politico, ma è un esempio prezioso. Non una predica l'immobilità della storia, al contrario, ne indica la mobilità essenziale affinché la storia si svolga creando nuove situazioni che però non possono essere inventate dai marziani sbarcati da altri mondi del nostro. I vecchi devono raccontare, i giovani devono aggiornare, perfino rivoluzionare se fosse necessario, ma partendo dal racconto del passato senza il quale non c'è futuro, non c'è vista lunga e si rimane schiacciati sul presente del giorno dopo giorno. Questo è il discorso che il Papa veramente ha voluto fare, è veramente qualcosa di straordinario che un Papa naturalmente in occasione di avvenimenti così importanti ricordi naturalmente quanto sia importante la memoria storica vecchia del passato,
che viene tramandata ai giovani, ma se i giovani naturalmente non saranno, non saranno capaci di prendere questo esempio, ebbene naturalmente si può vivere la giornata, ma il mondo intero non va avanti. Adesso vi leggerò la motivazione di questa piazza che è dedicata alla battaglia di Mai. La giunta comunale, premesso che quello del 4 luglio 1806 è una data importante storica per il comune di Maida, scenario della famosa battaglia di Maida, spesso celebrata nei numerosi convegni ed eventi culturali, soprattutto in occasione del bicentenario dell'evento. Che nella predetta data il generale inglese John Stuart, alleato di Ferdinando IV di Borbone, forte di 5.000 uomini, sconfisse per la prima volta sulla terraferma l'esercito francese del generale Jean-Louis Rainieri, che occupava il regno di Napoli con una perdita gravissima per i francesi di 1.300 morti e 2.270 feriti e prigionieri, contro i 41 morti e 270 feriti inglesi. Della predetta fu una battaglia da manuale, una strategia perfetta che gli inglesi applicarono, che nel giorno immediatamente successivo alla battaglia il centro di Maida diventò crocevia di fuoco, di lingue, siciliani, polacchi, scozzesi, francesi, inglesi, svizzeri. I feriti trasportati in paese vennero accolti ed amorevolmente curati dalla comunità locale. La chiesa Santa Maria e San Domenico diedero sepoltura ai morti di entrambi gli schieramenti. Tra i feriti un soldato francese, Alois del Bois, disertore per reparto di gendarmeria, rimase ospite a Maida fino alla morte avvenuta il 6 ottobre 1814. Dei vincitori diedero un grande risalto alla vittoria di Maida, che smentiva l'invincibilità del re di Napoleone, al punto che re Giorgio d'Inghilterra fece coniare apposte medaglie d'oro e d'argento e assegnò allo Stuart il titolo di conte di Maida e Ferdinando IV di Borbone, riconoscendo tutto ciò, attribuì allo Stuart l'insegno del reale ordine San Gennaro. Del comune di Maida fu attribuito al quartiere residenziale luminosa e londinese, alla via più importante della città e alla stazione della metropolitana che attraversa. Preso atto dell'importanza politica e militare della battaglia di Maida anche a livello internazionale, e ritenuto opportuno al 4 luglio 1806 la piazza sita nell'abitato di Maida, attualmente priva di denominazione ufficiale, anche se comunemente individuata come il nome di piazzetta delle Croci, di cui si allega la planimetria, in cui risultano specificati i dati della relativa ubicazione ed estensione territoriale. Attesa la competenza a deliberare della Giunta e relazione al combinato disposto dell'articolo 42, paragrafo 8 del decreto legislativo 267 del 2000, visto il decreto legge 10 maggio 1923 numero 1158, vista la legge 23 giugno 1926 1188, visto l'articolo 41, comma terzo del decreto presidenziale 30 maggio 1989 numero 223, vista la circolare ministeriale vigente in materia, acquisito il parere tecnico favorevole di quell'articolo legislativo 276-67 del 2000, ad un ordinato di voti delibera, resi nel modo di legge